Marcos Silas. Anche Bjerke. Batte di testa, come ricordava Groppi, e il pallone! Lombardo ha messo dentro, approfittando anche di un'incerta uscita del portiere Birise. 1-0 per la Sampdoria e siamo all'undicesimo del primo tempo. Gol di Lombardo, rivediamo. Vai Aldo. Sì, c'è un traversone sul secondo palo, il portiere esce a vuoto, per Lombardo è facile mettere in rete, si è trovato in pratica la palla sulla testa a porta vuota, è stato un giochetto metterla dentro. In effetti osserviamo ancora l'uscita fuori tempo del portiere, che pure è sempre pari. Pallonetto a cercare Vialli, protegge bene il pallone con il corpo Vialli, poi lo mette ancora in mezzo, arriva Dossena, 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 gol! Svelto e furbo, Ha segnato il giocatore più rappresentativo, più bravo, più umile, perché sa accettare anche momenti non facili. Vediamo, è stato chiamato. Ecco, così stiamo rivedendo Dossena, che sta facendo molto una cosa bravo, ma c'è stato un pisolino collettivo dei difensori norvegesi. Sì, in effetti sono grandi e grossi questi difensori, ma sono molto lenti, e Dossena ha approfittato, anche perché Dossena a piedi buoni è riuscito di 2-0, o speriamo anche più vistoso. Mannini, pari. Silas verso Cerezo, eccolo Tonigno, ed ecco Dossena che è servito benissimo da Tonigno. Cerezo mette dentro il pallone del 3-0, gran combinazione fra i due senatori della Sampdoria. Molto bella, grande generosità da parte di Tonigno Cerezo, grande classe, grande serata per Dossena. Doppietta di Dossena. Bene, sono contento per lui perché lo merita, però questi norvegesi sono proprio sprovveduti, perché non si può pensare una striscione della sua squadra anche per i norvegesi, che evidentemente erano arrivati qua senza troppe speranze. Sì, sul piano dei ricordi è una bella serata. Silas. Lombardo, arriva di gran carriera in Vernizzi a sovrapporsi sulla destra, converge Lombardo, la palla per Silas, pallonetto millimetrico, ed è brasiliano. Tu dicevi di no prima. No, mi sorprendevo prima quando non riusciva a calibrare i cross, però attenzione, ha fatto un grande lavoro in Vernizzi. Se rivedremo l'azione, guarda, in Vernizzi ha fatto un grande lavoro, ha portato via due avversari, ha liberato Silas. Silas è stato bravissimo, questo è un colpo da brasiliano, lo facevo anch'io una volta. Molto tempo fa. Gran gol, rivediamo intanto, è veramente un'azione esemplare, a parte il fatto che l'opposizione dei norvegesi è stata relativa, però come giustamente sottolineavi tu, il giocatore che si sovrappone in velocità sulla fascia, anche se non viene servito, provoca sempre qualche scompenso difensivo, perché costringe Brettback, Cerezo, Lombardo, scatta Invernizzi, attenzione, guarda lo stesso modulo di prima, guarda come va sulla fascia Invernizzi, converge Lombardo e segna un grandissimo gol, splendido. E io do ancora un merito a Invernizzi, anche se chiaramente l'esecuzione è eccezionale, però hai visto la corsa di Invernizzi, partito da metà campo per andare ad aprire per il compagno. Veramente bravo Lombardo, comunque grandissima segnatura, 5-0. Guarda ancora Invernizzi come scatta da questa parte, toglie via i due difensori. Gli ha aperto lo specchio della porta. E d'altronde, ho visto così, il calcio è sempre facile. Sì, da qui senza dubbio. Molto bello comunque anche il tiro di Lombardo, che abbiamo la possibilità di apprezzare. Vedete che già sbilanciati dallo scatto di Invernizzi, i difensori si sono ulteriormente aperti per una prima finta di corpo di Lombardo.